si è chiuso Umbria, uno dei bandi più importanti con fondi comunitari per il turismo. Il bando è Umbria Aperta, riguarda circa 220 aziende e direi che è un dato notevole perché è circa il 40% del totale delle aziende alberghiere della nostra regione. Direi la positività è quella che si è riusciti a coprire tutte le istanze che sono state presentate dai vari imprenditori della nostra regione. È un bando della portata di 23 milioni di euro. E che cosa vuol dire questo? Oltre che a fare i lavori, i miglioramenti delle proprie strutture ricettive, vuol dire aprire un volano economico per la nostra regione di notevole importanza per i vari settori. È un risultato, direi, eccezionale. E proprio in un recente colloquio con l'assessore abbiamo parlato anche del decreto, è un bando a livello nazionale che riguarda sempre le strutture ricettive. E oggi però i fondi, diciamo, del Ministero non sono sufficienti a garantire la copertura di tutti coloro che hanno partecipato al bando. Questo è naturalmente importante che la gente partecipi, poi è importante che gli imprenditori diano seguito a quello che sono le attività che hanno detto di voler fare o i miglioramenti da voler fare all'interno delle strutture. Ma qual è l'importanza del bando? Che è possibile trovare con partecipazioni a livello regionale, rimodulare lo stesso bando e quindi avere altre importanti risorse non solo nella nostra regione ma anche in altre regioni italiane e diventano uno sviluppo non solo per le attività del turismo ma anche per tutte le attività collaterali a questo settore.